pasito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre. Esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Dai laboratori e in te, Biochemistry Evolution, nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie, difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale con vitamina C, magnesio e zinco taurato nelle migliori farmacie e parafarmacie oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis, www.einte.it. Einte, per ogni confezione acquistata, devolverà un euro alla Protezione Civile della Regione Calabria e della Regione Sicilia per sostenere coloro che in questo momento difficile stanno lottando per noi. No? Amici telespettatori, la buona serata a tutti voi, una nuova puntata di 60 News, ve l'avevamo già annunciata. Questa settimana l'abbiamo voluto dedicare alla politica, i sindaci del comprensorio Locrideo, questo nuovo e nome assurdo perché non sta né in cielo né in terra, ma noi lo diciamo ugualmente mutuando una visione giornalistica sul presupposto che noi potremmo dire, col sindaco, adesso lo vedete inquadrato, il sindaco Geppo Femia, sindaco di Marina di Gioiosa Ionica, a lui volente o nolente potrebbe far parte della realtà locridea? Noi sicuramente di sì, un termine anacronistico, però fa parte di quella marina che col tempo si è popolata, oggi diremmo si è ripopolata ed è il punto di diamante, così possiamo definirla, della Vallata del Torbido. Un territorio omogeneo, 7000 anni senza soluzione di continuità che raccontano la loro storia. E su questa marina per secoli si sono affacciati i comuni che avevano un certo senso, sicuramente pagavano anche le tasse, questo lo possiamo dire, contribuivano per quel che riguarda il mantenimento dei cavallari lì su Torre Spina, quella torre che doveva essere da sentinella e fino a tutto, anzi diremmo fino ai primi 20 anni dell'Ottocento, come i documenti attestano. Quindi la nostra marina, noi che veniamo dell'interno, lo possiamo dire che anche fino agli anni 70 del secolo scorso non aveva mutuato quello che direbbero i sociologi del tempo odierno, ripopolato alcune strade, alcune vie, alcuni mari. José Ortega, quando parlava delle ribellioni delle masse, dava alcuni segni e alcuni connotati che forse nel nostro caso si rispecchiano. Quando verso il 1922, scrivendo questo suo saggio,
poneva in evidenza che i cittadini ripopoleranno le spiagge, i cieli saranno solcati da aerei, ma non andiamo oltre, diremo la spiaggia e il cielo. Marina oggi, a distanza di qualche decennio addietro, vive un momento felice con l'apertura della strada a scorrimento veloce e la spiaggia più ricercata, più ammirata, maggiormente come via d'accesso per i polesi che vengono dall'altra parte della nostra costa, dal Tirreno, o per meglio dire dalla piana, a Reto Marina. È un problema non indifferente, perché parliamo di estate, proprio di questa estate a Marina di Gioiosa, consentire a tante persone che di quella spiaggia oggi fanno il fiore all'occhiello, un litorale che sicuramente merita la nostra attenzione e il nostro rispetto. Tante civiltà si sono affacciate su quella, noi diremmo golfo, qualcuno direbbe su quell'arte che veniva definita nel Settecento, su quel seno piano, quella marina che oggi invidia da parte di tanti, però che è pregio e decoro della cittadina della nostra fascia ionica regina. Che cosa dire, Geppo? Sindaco, per affrontare i problemi di questo nostro tempo. Oggi arriva l'estate, noi diciamo più di una volta, ma siamo equipaggiati per tenere il passo, perché noi saremo oggi attenzionati, tutti vengono dalle nostre parti, sanno che nei nostri paesi e le nostre spiagge possono garantire una serenità, una tranquillità, ma che sono immune da questa pandemia che ha investito questo nostro tempo. Buonasera a tutti, grazie per la splendida e direi poetica introduzione che hai fatto all'argomento e per le belle parole che hai regalato alla nostra cittadina e alla nostra comunità. Certamente dicevi delle cose importanti, la nostra marina, la marina di un tempo, che io mi auguro ridenti la marina dell'Unione. Voglio per questo, dico la nostra marina. Ecco, che lo è già, ma che torni ad essere ciò che è stata nel passato, proprio partendo da quel contributo che anche i marinoti, quale io sono, davano alla retribuzione, al mantenimento dei cavallari che erano momento di guardia contro il gli ostessi saraceni che arrivavano, potevano arrivare in marina e produrre i danni, le razzie che erano soliti fare. Quel golfo al quale facevi riferimento è come Torre Spina, Torre del Cavallaro, Torre Spina, anche annomato il Golfo della Spina. Probabilmente, certamente tu meglio di me saprai che tra le due cose c'è uno strettissimo legame. Un legame che ci porta a recuperare la nostra storia, che è storia di marina, che è storia di Gioiosa, che è storia di Edrotteria, che è storia di San Giovanni, di Mammola e di Martone, appunto i paesi della vallata del Torbido, perché lungo il Torbido poi si sono sviluppati, io ritengo parleremo anche di questo, pensando che c'era anche un attracco portuale che ad altro non poteva servire se non a trasportare, a caricare e a ricevere merci dai bastimenti, dai mezzi fluviali e marini di un tempo che venivano mandati o venivano ricevuti da altre terre. Noi speriamo ora di ricevere, di avere ospiti tante persone provenienti da tutte le regioni italiane e speriamo anche dai paesi della comunità europea. Certamente il momento Covid ha segnato un passo importante dal quale io non credo si potrà tornare indietro. Ci stiamo attrezzando, come tutti,
a far sì che chi viene a trovarci possa trovare un ambiente sicuro da un punto di vista sanitario, una comunità ed un paese attrezzato anche ad ogni evenienza. Io voglio ricordare a tutti che Marina ospita uno dei 4 centri Covid della provincia di Reggio Calabria e che è un presidio sanitario importante proprio per poter curare gli eventuali ammalati di Covid che dovessero esserci senza essere però ospedalizzati. Questo è un'attenzione che noi abbiamo rivolto con grande e particolare sforzo economico e anche di risorse umane, perché le risorse sono quelle che sono, tu sei sindaco di San Giovanni, lo sai benissimo, però abbiamo pensato e alla comunità prima e anche alla imminente stagione estiva che si sarebbe affacciata, di modo da garantire, rasserenare coloro i quali sarebbero venuti e coloro i quali verranno a trovarci, che anche nelle nostre zone, nelle nostre cittadine, ci sono questi presidi che garantiscono tranquillità a chi viene. Ma perché io avevo voluto porre queste argomentazioni all'inizio? Per un motivo molto semplice. La realtà della Valle del Torbido, che è un territorio omogeneo, che se ne possa pensare, su quel fiume si sono affacciate, dicevamo all'inizio, tante civiltà. Dal sud verso il nord abbiamo esportato non soltanto cultura, ma una realtà di civilizzazione che tanti vorrebbero auspicare, ma che sicuramente non hanno avuto la forza di poter portare avanti. 7.000 anni di storia non sono una piccola realtà, ma qui dicevamo che tante civiltà si sono affacciate, un territorio omogeneo, una lingua comune principalmente, che dovrebbe essere anche oggi punto di riferimento per un riscatto che possa essere di comprensorio e non di paese. Sul presupposto che gli errori del passato, basati sul campanilismo, hanno recato soltanto danni, hanno aperto ferite, hanno posto una via di sviluppo errata che oggi si pagano le conseguenze. Tutto questo, ecco, dovrebbe indurci a pensare, a riflettere, a saperci comportare diversamente. Io più di una volta, parlando con tanti, io abito a San Giovanni, ho casa a Rocella, però non mi sono mai mosso, ho spostato da casa mia. Perché? Per arrivare a Marina impiego 7-8 minuti, per arrivare in alta montagna impiego su per giù lo stesso tempo. Noi abbiamo l'opportunità di poter garantire una realtà per chi verrà a trovarci, il borgo antico, la marina, centri storici, la montagna ancora incontaminata, anche se non rispetta di quel passato che l'ha vista protagonista. Il problema si pone che bisogna portare avanti un discorso univoco, perché si tratta di sviluppo di territorio e non di entità comunali, dove, dicevamo nel passato, quegli errori ancora oggi permangono e non ci hanno consentito di volare in alto, rapportato sicuramente alle nostre forze, ma di vedere in prospettiva quello che ci aspetta, vivendo il presente e rivolgendoci al passato. E la politica, una politica di comprensorio, oggi più che mai è necessaria per la pianificazione del territorio, con l'uso delle acque, lo sviluppo urbanistico in una maniera ottimale, andare alla ricerca di migliorare la qualità della vita utilizzando tutte quelle che sono le prerogative che il territorio offre, cioè usare un linguaggio univoco sul presupposto che le distanze non esistono, che una frazione di Marina per raggiungere il paese o gli abitanti di quella frazione impiegano lo stesso tempo per trovare quello che serve in altre realtà.
il linguaggio comune ci consente di crescere tutti insieme e lo sviluppo unitario in una visione ottimale ci consente ancora ulteriormente di vivere questo nostro tempo in una maniera semplice ma anche incisiva. Questo voleva essere il senso di quella mia cartolina, come tu l'hai definita. Ma tu dici delle cose importanti. Il nostro essere, il nostro vivere è semplice, io lo inquadrerei piuttosto in un'ottica diversa, è il nostro vivere a misura d'uomo. Il nostro vivere non la complessità che comunque viviamo del nostro tempo, ma la complicazione, l'ansia del nostro tempo. L'essere così non densamente abitata la nostra zona, l'essere abitata giustamente a misura d'uomo per come, per consentire e permettere rapporti sociali proficui, non isterici, non ansiosi e non ansiogeni, è cosa che certamente molte volte non riusciamo ad apprezzare. Secondo me questi 60 e passa giorni che io individuo come un momento importante ci hanno fatto comprendere quanto invece la nostra socialità sia importantissima e vada riscoperta ed apprezzata. Tu ponevi l'accento su delle cose che altri non hanno. Noi abbiamo la fortuna di essere alla Limina, parlo di Marina, in 30 minuti, in mezz'ora di una buona passeggiata in macchina, siamo dalla spiaggia, dalla battigia di Marina ai piani della Limina, quindi a respirare aria di montagna, a passare dall'aria iodata all'aria più rarefatta della montagna. Io credo che una realtà geomorfologica di questo genere forse ci può essere solo in Liguria per quanto riguarda l'Italia e l'Europa, che in altri posti. E lì c'è pure un punto molto ben identificato. Tu da quel cocuzzolo potrai ammirare la spiaggia tirrenica e la spiaggia ionica, o per meglio dire, se inquadrato con una determinata prospettiva, con gli occhi sono due per carità, ma se uno è un pochettino strabico potrà vedere sia lo ionio che il Tirreno. Io credo che è una prerogativa che spetterà a pochi, non solo, ancora grazie a Dio le nostre montagne non sono incontaminate, faggi alti e dritti che sembrano quasi dei giganti, abeti secolari, che forse soltanto l'uomo ha creato di disastri. Ecco perché quando dicevamo che dobbiamo proporre per chi verrà dopo di noi, per chi verrà dopo di me e non dopo di te, una linea di condotta che abbia come punto di riferimento il riscatto del territorio e l'orgoglio del territorio che in tempi passati c'era, ma che oggi sotto una visione di campanile ciascuno pensa il proprio piccolo ambito e non vuole guardare oltre. Se Marina ha una buona spiaggia, un'ottima spiaggia, io devo gioire. Ma come dell'entroterra possono anche venire fuori delle prerogative eccellenti. L'esempio pratico, io lo dissi nel comitato dei sindaci della valle, noi disponiamo di acque oligominerali che vanno a finire nella Fiumara. Abbiamo eccedenza di acqua, non possiamo utilizzarla nella rete idrica perché altrimenti dovremmo propagare le acque reflue e non ci conviene. Cioè, che cosa potrebbe essere che in ognuno di questi paesi, cioè quelli che possono attingere, che ci fossero come su Rocella due fontanelle nel centro di Gioiosa, di Grotteria, di Martore, anche se di Marina, con un sistema di come vado a acqua che viene dalla montagna, la posso avere ossigenata, non ossigenata, nel migliore dei modi pagandola 5 centesimi al litro, non sarebbe una cosa ottima? Cioè pensare in prospettiva, il problema delle acque in una visione globale. Forse pochi lo sanno, nei 42 comuni della fascia ionica soltanto San Giovanni gestisce l'acquedotto a livello comunale.
e adesso non sappiamo come sappiamo, perché rischiamo forse una grossa multa, perché dobbiamo dimostrare che le nostre acque sono di eccellenza e nello stesso tempo che noi la eroghiamo a prezzi contenuti, già non si paga di quelli da noi. Ah, basta che gli portiate un po' d'acqua della scialata, no? Sì, quella lì è ritengo che non ci siano problemi sulla... No, dobbiamo dimostrare che è eccellenza. Sulla eccellenza dell'acqua della scialata non bisogna, che pure esistono essere dei sommelier dell'acqua minerale, per dire che un'acqua ai livelli più alti che... E perché due fontane non potrebbero arrivare a Maria di Gioiosa? Assolutamente sì. A Gioiosa. Sarebbe e noi saremmo ben felici. Ma Delizia, così come sarebbe molto importante riorganizzare quel percorso di trekking che da San Giovanni, io ritengo che anche da Marina, ma da San Giovanni come punto di snodo, possa poi condurre alla scialata, dove c'è quel torrentello straordinario nel quale io ho fatto il bagno. Acqua assolutamente fredda, gelata, ora probabilmente non lo reggerei, ma con i 20 anni si regge tutto, e dove io persi gli occhiali e li ritrovai per la cristallinità delle acque, per la trasparenza quasi ottica, considerato il fatto che io sono fortemente miope. Allora, io non l'ho mai raccontato, tu hai parlato degli occhiali, a me è caduta una memory card di quelle che oggi usiamo per le telecamere digitali, sapevo dove è caduta. E siccome è gialla, io sono ritornato da solo, ho fatto il percorso, sono andato lì, meno male che ero solo, ho potuto i pantaloncini portarli al massimo di altezza, ho trovato quella scheda proprio in virtù di questo tipo di acqua. Sembra strano. Assolutamente no, io dico che il fatto che sono dentro normale basta solo conoscere. Allora pure il sindaco, i nostri posti, se mio lo invitiamo per quanto riguarda quest'anno con gli amici da Spromonte, per quella passeggiata per gli amanti del trekking e della montagna, molto lineare, e perché no, trascorreremo una bella mattinata lassù alla scialata. Ma lasciando queste cose, andiamo su Marina. Marina come si presenta? Ah, Marina si presenta bene, abbiamo avuto qualche problema con oggettivamente con la pulizia dell'erbaccio, che poi l'erbaccio non sono mai erba che cresce, diventa secca, certamente dà un po' di fastidio all'occhio, però abbiamo pensato più a fare le cose di cui dicevo prima, perché il vento passava in quel momento abbiamo dovuto coglierlo, altrimenti poteva prendere direzioni diverse e la nostra vallata e i nostri amici non avrebbero trovato invece questi presidi importanti che ad oggi esistono, sono prontamente operativi, hanno già fatto interventi di rilievo, anche se li hanno fatti nel silenzio e nella discrezione, così come è giusto che sia. Allo Stato si presenta bene, ci manca una piccola area, poi il Paese è pronto ad ospitare chiunque ed avere qualsiasi confronto con chiunque. Io volevo annunciare una cosa, prima che lo faccia tu, che in settimana credo tutti i sindaci della Vallata del Torbido terranno una conferenza stampa congiunta per presentare quel progetto che finalmente si realizza di servizio di navetta, di servizio a chiamata con dei piccoli pulmini che sono stati acquistati con un finanziamento importante, che potranno far sì che quel movimento di turisti e anche speriamo. Io dicevo un'altra cosa, forse pure qui in questi studi siamo stati credo anticipatori di alcune prospettive. Io dissi più di una volta che sul male altrui o sulle disgrazie degli altri noi potremmo anche attingere benefici. In che senso? La nostra è stata una realtà, forse nemmeno il coronavirus ci ha voluto, perché se avesse contagiato questa nostra realtà come se avessero fatto uno tsunami. Non eravamo preparati a livello medico, a livello ospedaliero, perché l'ospedale fa acqua da tutte le parti, le carenze per quel che riguarda la medicina sono sotto gli occhi di tutti, è come se noi volessimo nascondere il sole o il cielo con le mani. Dobbiamo far tesoro anche di queste cose, cioè di equipaggiarci
per affrontare le sfide che verranno. Ma ritornando a quello che volevo dire, poiché i nostri paesi hanno vissuto in maniera indiretta questa pandemia, poiché i nostri paesi non sono stati minimamente contagiati, nulla vieta che tanta gente scenderanno in Basilicata, in Calabria, perché la realtà ricettiva è buona, il sole è quello che è, le acque sono cristalline, cioè essere equipaggiati per accoglierli, perché secondo me verranno. Ecco, Marina è nelle condizioni oggi come oggi di poter recepire questo tipo di messaggio? Gli albergatori, le realtà sul lungomare, le acque lasciamole stare perché lì il problema non si pone, la spiaggia altrettanto, dico come realtà ricettiva. Marina sta crescendo, Marina sta acquistando consapevolezza, che è la cosa più importante, sta pure e soprattutto acquistando autostima, quella che molte volte ci mancava, poi per un bombardamento direi costante, preciso nel dire che non eravamo pronti, che non eravamo capaci, che le forze migliori se ne erano andate, che erano rimasti semplicemente coloro i quali non avevano avuto il coraggio di andare via, né avevano avuto il coraggio di modificare una realtà che è, secondo alcuni e secondo me, non è così sopraffatta dal malaffare. Certamente il malaffare, perché io non lo definisco in altro modo, ci causa dei problemi, però pure rispetto a questo stiamo assumendo piena consapevolezza e lo stiamo contrastando, perché noi lo dobbiamo contrastare col fare, con il vivere la nostra quotidianità in maniera conforme a giustizia e alla legge, con comportamenti coerenti che non ci costringano ad essere vicini a chi ci promette, ci alletta con comportamenti che non sono consoni a quelli che sono i reali e i concreti rapporti umani che noi abbiamo riscoperto già da un po' di tempo, ma che il corona ha rafforzato, secondo me, l'esperienza del coronavirus, poi da un punto di vista psicologico, poi da un punto di vista sociale, poi da un punto di vista anche sanitario, ci ha fatto riscoprire anche queste nostre capacità, queste nostre qualità che abbiamo tenuto nel campo della frustrazione piuttosto che in quello della gratificazione. Ecco, la consapevolezza acquisita rispetto a questo ci porta anche a dire che siamo pronti. Siamo pronti perché molti di noi che hanno disponibilità di appartamenti, certamente purtroppo non io, li stanno fittando a prezzi che sono prezzi ragionevoli, prezzi alla portata di coloro i quali sono in grado anche di affrontare un viaggio di 1000 chilometri e che quindi non è solo il turista di ritorno, e venire a godere un momento che non è solo quello dell'estate godereccia e ridanciana, che è quello del periodo del riposo, che non è neanche però quello del pensionato, che ha bisogno di tranquillità, che ha bisogno anche della passeggiata, che ha bisogno di scoprire ecco, momenti più di serena tranquillità e di sonno notturno che non di vita scapestrata, così come quella dei giovani nel periodo estivo. Abbiamo anche questi tipi di attività che possono allettare anche un turismo giovanile e, ripeto sempre, consapevole che non sia un serate come momenti di rissa o di ubriacatura collettiva, di sballo collettivo che tanto sembra andare di moda altrove, ma che sia invece un momento di stare insieme, di vivere una esperienza umana diversa da quella che il Covid ci ha costretto con la quarantena a fare. Secondo me noi siamo pronti rispetto a questo perché abbiamo realizzato cosa significa ecco, la libertà di potersi fare una passeggiata all'alba o anche al tramonto insieme ad altre persone, incontrando altre persone. Io sono, come si dice, consapevole che la bontà di questo tipo di discorso ci può portare a ragionare in termini diversi rapportato al passato. Ma
di capire quelle che sono le nostre realtà umane inserite in un contesto socio-economico diverso, ma culturalmente avanzato. Perché credo che su questo versante si gioca la credibilità di un intero comprensorio. La Valle del Torbido, 6 comuni con una loro storia comune, anche se nel passato è stato fatto di povera gente sfruttata dai signorotti delle varie realtà locali, ma dove si è investito tantissimo in quel patrimonio o in quel mondo o in quella realtà invisibile che è l'aspetto culturale, che poi si tradurrà come elemento pernicioso per la colonizzazione delle popolazioni più deboli, sul presupposto che su questo versante si gioca non soltanto la credibilità dei nostri paesi, ma anche delle nazioni, degli stati, perché chi non è equipaggiato per affrontare le sfide che gli altri manderanno saranno soggetti ad essere colonizzati. Noi lo siamo stati colonizzati in passato sotto altri aspetti, come realtà subalterna. Oggi credo che possiamo investire in cultura per avere un ritorno economico. Forse potrebbe apparire astruso questo mio suggerimento, questo mio tentennamento nell'esporre le varie problematiche, ma se noi pensiamo la Valle del Torbido, che un territorio con un'archeologia o con reperti archeologici a cielo aperto. Io credo che in ogni famiglia, questo lo dico, però non sono in grado di dimostrarlo, poi anche sarebbero, so io quel che voglio dire e che recepiscano il messaggio coloro i quali sono sintonizzati su questa lunghezza d'onda. Migliaia di reperti, non centinaia, migliaia. Oggi vediamo soltanto qualche cosa gioiosa. Ma Grotteria è stato punto di riferimento di tantissime civiltà. Ecco, la realtà preistorica e protostorica, ma la realtà greca, quella romana poi è punto di riferimento sotto gli occhi di tutti, Marina gioiosa o le due gioiose. Questi sono punti nevralgici per un itinerario culturale. Noi non possiamo considerare, come qualcuno, io ho una lettera a casa per quanto riguarda il teatro di Marina, ecco, vedete come si passa di palo in frasca come se niente fosse. Un proprietario di quelle, siamo intorno al 1905-1906, chiedeva al sindaco del tempo di poter sotterrare il teatro, dice, perché pur essendo un teatro e pur essendo antico non sta dando niente di utile, anche se lì quel terreno aveva come punto di riferimento come piante messe a dimora, non più piante di fico. Cioè io ci volevo lavorare. Ma se Marina, con Geppo abbiamo più di una volta parlato di queste cose, un teatro che ha 11 file di sedili doveva avere un abitato consono a quel tipo di struttura, come sono convinto che più ville erano inserite in quel determinato contesto territoriale. Io ho visto qualcosa da qualche parte, ho fatto venire pure la dottoressa Agostino, è venuto pure Paolo Visonà, che sarebbe un archeologo, oggi lui opera nell'università del Kentucky in America, prima era a New York, dice bisogna fare ulteriori ricerche. Roma no, noi abbiamo a casa, sono ugualmente pezzi, come si dice, numerati, e sappiamo, sanno, perché non sono nostri ma sono proprietà dello Stato, provengono da quelle contrade. Le realtà romane che non si sono, ormai sono state poste in altri contesti, ma Marina è gioiosa, cioè io sempre Marina, sempre, perché abituata a chiamare Marina, sì. Gioiosa, era sempre gioiosa, cioè la realtà romana, quella villa del Naniglio, che oggi con l'intervento della sovrintendenza io credo che hanno fatto più danni che utili. Poi mi assumo io la responsabilità di quel che dico, anche perché se quei mosaici che oggi si vedono si debbono pure all'intervento del sottoscritto, che a quel tempo era presidente della comunità montana e abbiamo finanziato due campagne di scavo col professore De Francisci.
è il primo a presentarli alla stampa e al pubblico, siamo stati io e il professor De Francisci in quella realtà gioiosana. Cioè, se noi abbiamo questi patrimoni culturali e non riusciamo a renderli visibili, si parla, ecco, i bandi di patrimoni consolidati, eccetera. Ma scusate, quando a Marina si faceva teatro lì, in quel teatro, e le stesse cose mutuate tra le due gioiose, quello che aveva fatto Casignano in altri tempi, e non potessero essere effetti, perché soltanto Portigliola col teatro greco-romano può fare, noi non abbiamo forse maggiore prerogativa e anche inventiva per porre questi beni all'attenzione di un vasto e qualificato pubblico. Qui si gioca la nostra credibilità, qui si gioca la credibilità non di Marina e di Gioiosa, ma di un intero territorio, perché sono beni che non appartengono alle singole comunità, perché gli uomini passano, quelle cose restano, ma è l'intero bacino che devi farsi tesoro e carico per investire in cultura, per poter avere un cambiamento. Forse è un po' astruso questo mio ragionamento. No, direi proprio di no, ma il tuo è un ragionamento che ha una sua assoluta importanza, pregnanza, che ha un suo radicamento in quella che è stata ed è la nostra storia, è stata la nostra storia e deve essere il nostro presente per poi condurci al futuro. Ecco, la consapevolezza di ciò che si è stati è un momento essenziale per poi programmare anche e rappresentarsi anche una vision di ciò che saremo da qui ai prossimi 100 anni, quando non ci saremo più né io né tu, ma certamente, cioè, io voglio dire, noi andiamo a Siracusa per le tragedie e ormai si va, tutti andiamo. E scusate, perché noi che cosa abbiamo? Forse non abbiamo quell'anfiteatro costruito in quel modo, però abbiamo altre realtà, altri beni inseriti sempre in un contesto di realtà teatrale per vivere il nostro tempo. Non interessa se sono grandi o piccoli, certo, ma farli vivere. Questo è il mio intento, che noi molte volte questo è mio, questo è tuo. Io poi dimostrerò, e questo penso di farcela. Siamo nel Settecento, abbiamo voluto studiare il Settecento nella Valle del Torbido. Sono io che sono arretrato adesso per questo tipo di lavoro, ma per un motivo molto semplice, perché è un secolo che non è stato realizzato per bene. Sì, è vero. E allora noi partiamo col Settecento. Ma scusate, se noi andiamo a vedere che cosa rappresentava quel che tempo, a me oggi prevede dimostrare che le due sponde del Torbido erano territorio di grotteria. È una pista di lettura, ma non è che è grotteria. Probabilmente anche vero. No, non è proprio. Io lo dimostrerò che appartengo a una grotteria. Non ci sono, santi. Come dimostrerò che quel territorio che va dal sponda sinistra del Torbido fino, potevano essere 900 metri, io direi dove vi era la chiesa di San Nicola a Mare che formava limite, sì. Io ho il primo documento che è del 500 e vi era una colonna di fabbrica con malta cementizia e delle pietre e vi ha una data 1594, mi pare che sia una pala che ricorda il mi pare, poi non ci sono l'altezza tra il passaggio livello e l'hotel e poi si parla di passi, si parla di passi, tanti passi dovrebbero corrispondere a questi metri, ma il fiume Torbido, che ne possono pensare, non aveva questo bacino come lo vedevo, una fiumara. Ecco, noi quella chiesa che avevamo da bambini, una chiesa vecchia, e ci giocavamo. Cioè, ora, non solo, e lì in quel tratto di mare vi era uno scaro che era un porticciolo, chiamiamolo un attracco, sì. Noi, per barche, per carico e scarico, e quindi vi era un commercio, poteva essere con Catanzaro, poteva essere con Crotone, però queste barche arrivavano a Reggio, ma Messina era un punto di riferimento del Mediterraneo. Arrivassero anche a Napoli. Arrivare con queste cose, diciamo, ma qui è dove noi diciamo, no, come
ho fatto un altro tipo di studio e questo qui si vedrà quando lo portiamo. Messina era il punto nevralgico per quel riguarda quel porto e per il bacino che si poneva sul Mediterraneo. Le crociate più di una volta sono partite da Messina. Certamente, era il punto. Messina aveva una realtà che era punto di riferimento per la marineria del regno di Napoli, ecco, chiamiamolo così. E a noi ci sfuggono queste cose. Sì, a me non sfugge ad esempio il fatto che i nostri limoni siano molto simili ai limoni amalfitani e che nei nostri centri, soprattutto tra Marina e Siderno, sono arrivate molte famiglie di commercianti amalfitani e quindi il legame non poteva essere che attraverso il mare, voglio dire. Ecco. Se noi prestassimo più attenzione a queste particolarità, probabilmente ricostruiremmo gran parte della nostra storia e ci costruiremmo, lo dicevo prima e lo ripeto, gran parte della nostra autostima, crescere nei limiti del giusto, non della presunzione, della sopravvalutazione, come è successo in questo momento anche terribile in altre popolazioni, ma ci farebbe pensare a quanto noi meritiamo più attenzione. Abbiamo capacità che devono essere non mortificate, che devono essere incentivate anche da un punto di vista. Tu hai detto, hai usato un termine, avere maggiore autostima. Certo. E penso che questo è anche una spinta non indifferente. Beh, se si esce dalla logica che molte volte è indotta, per quante volte ci viene ripetuta. Ma lasciamo stare la storia. Andiamo sulla Marina attuale. I giovani assessori, che sono poi il volto giovane, se non il termine stesso. Sono straordinari, sono di un'energia e di una capacità di elaborare idee, pensieri anche con niente, di realizzarle con nulla, che mi ha veramente, devo dire, impressionato. E tutto questo mi porta a pensare che il futuro possa essere roseo se molte cose non si mettono di traverso, anche perché quando le cose si sono messe di traverso hanno saputo reagire con coerenza e con lucidità, il che, ecco, dico, questa terra può ben pensare di avere un futuro all'altezza delle realtà migliori. E allora quindi noi abbiamo estate a Marina Gioiosa, una estate in progress. E che come si presenta? Abbiamo detto con il volto nuovo, ma c'è qualcosa in cantiere? Beh, in cantiere ci sono passeggiate. Diciamo soltanto per l'estate, perché poi ritorneremo. C'è già questa sera una importante concerto di musica sacra, di musica importante, cioè Pergolesi, mi pare che sia lo Stabat Mater di Pergolesi, che l'assessore alla cultura ha ben preparato alle 9 di questa sera. Noi ci aspettiamo tanta gente. Non potremo ospitare più di 60 persone per avere rispetto dei distanziamenti personali, non sociali. Io credo che il distanziamento sociale, grazie a questa brutta esperienza, si stia invece lentamente allontanando e che quindi l'appartenenza alle diverse classi economiche, non sociali, in realtà si stia un attimino diluendo, disperdendo. Speriamo che questo si verifichi presto, non per una così, uniformità degli individui, ma perché è giusto che quantomeno nei bisogni primari gli uomini siano tutti soddisfatti, poi ognuno provvederà nei limiti del lecito e del giusto a soddisfare e a gratificare quelle che sono le proprie necessità individuali. E dicevo, questa sera ci sarà questa già importante, fatta con pochissimo, fatta con niente per quanto riguarda le casse comunali, questo concerto al quale ci auguriamo
vogliamo che partecipino soprattutto e che assistano tanti giovani. Per chi non avesse la possibilità di trovare posti a sedere, noi abbiamo organizzato anche all'esterno, perché si sente e si goda la musica, questa opera importantissima, dico, rassegnata a una valenza temporale universale, ecco, di Pergolesi, e che possa essere pienamente goduta. Ecco, da qui partiamo oggi, che siamo all'inizio dell'estate. Domani sarà 21. Quindi il solstizio d'estate, quindi sì, il sole raggiunge il massimo splendore. Allora, col solstizio d'estate si apre questo ampio panorama di interventi e di manifestazioni estive a Marina di Gioiosa Ionica, un paese accogliente che si prepara ad accogliere con un animo grato. Io ringrazio il sindaco Geppo Femia, ma anche vuole essere esteso a tutti i giovani della sua giunta, anzi della sua amministrazione, perché in giunta sono pochi. Quanto sono? Due o tre? Sono quattro. Due donne e due, no, noi siamo due maschi, due. Ma le deleghe... due, perché voi il moltiplicato per due? Ecco, le deleghe ce le hanno tutti, gli altri assessori restano gli consiglieri. Allora dicevano pure a Vincenzo, mandiamo un saluto e un ringraziamento particolare. In questo momento sì, perché lui è l'animo di questa alla cultura, e quindi è l'animo di questa, cioè, serata, ma... Marina che si presenta con le musiche di Pergolesi. Sicuramente musica da camera, musica da chiesa. Sì, musica sacra. Questo è musica classica. Importante, io dico universale, che è patrimonio veramente dell'umanità di tutti i tempi. Ecco, e allora noi lo ringraziamo, io lo ringrazio, e diremo così: che Gioiosa Marina, un paese antico, ospitale, ci attende, vi attende con animo grato al Ceppo Femia e alla sua amministrazione e al suo paese un sentito ringraziamento ed un augurio perché tutto si possa svolgere e il loro impegno può essere assolto nei migliori dei modi. Grazie a voi che ci avete seguito da casa, e a lui grazie per aver accettato questo nostro invito. Una buona serata a tutti. Grazie a tutti voi, grazie a Giovanni Pittari, grazie a te mia. Buona serata. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre. Esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Espacito. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82189 oppure al 338 2278 144. Reat ADSL. Noi di Bruno Euronics ci siamo sempre con responsabilità, spirito di servizio, uniti e solidali. Puoi trovarci in negozio dal lunedì al sabato anche nei centri commerciali per offrirti i servizi e la consulenza di sempre. Oppure puoi contattarci comodamente da casa tua. Un nostro responsabile a te dedicato ti seguirà tramite videochiamata su Facebook o WhatsApp. Alla consegna ci pensiamo noi. Bruno Euronics. Per te ci siamo sempre.